Serra è stata veramente precursore di questa. Pensate che quanto ha scandalizzato una canzone tipo il Tuca Tuca o A far l'amore comincia tu, piuttosto che Tanti auguri, insomma, la canzone che qui è nel film. E questa spudoratezza la riprendo, in qualche modo cerco di far cadere questo tabù in cui in famiglia non si può parlare di sesso. Ma perché? Mettiamoci intorno a un tavolo e chiacchieriamo. Papà, mamma, che preservativi usate voi? Ma che mi consigliate? Ma questo? Ma quell'altro? Magari fossero così le famiglie italiane. Sono andato a raccontargli il film e l'ho sdoganato alla rovescia. Di solito si sdoganano i comici col primo film drammatico della loro carriera e io ho fatto il primo film comico della carriera di Timmy e sospetto che non sarà l'ultimo. Lui non è ancora uscito dal personaggio, questo lo dico a tutte le donne italiane, insomma, state attente se lo incontrate, perché non mi è più uscito dal personaggio da agosto circa. Si aggira pensando di essere un supernotato. Per Max abbiamo incontrato più volte Franco Trentalance, che è un vero porno divo, sdoganato dalla televisione pop. E presente nel film. Presente nel film in un cameo per omaggiarlo, non so, perché in fondo ce l'ha ispirato lui. E ci ha raccontato un sacco di cose, tutte le cose che dice Timmy nel film sono vere e verificate, sia da Franco Trentalance che da noi, ve lo dico, funzionano tutte le cose che dice, non sono cose particolarmente scabrose, insomma. Però funzionano tutte e ce ne ha dette anche altre che invece rivelerò in privato soltanto a Paper Street. Beh, Filippo è un supereroe nel senso che ha un superpotere che non è quello che di solito hanno i porno attori. Lui è anche un filosofo, cioè lui è uno che conquista le donne chiacchierandoci, facendo un po' lo psicologo. Non è soltanto lì, mette il fisico e la sua dote migliore sul tavolo. E che in qualche modo è la dote dei nuovi pornodivi, quelli che vanno in televisione e diventano anche degli affabulatori piuttosto che degli opinionisti. Fa l'amore, che è una frase che anche i bambini capiscono, insomma, perché sanno che facendo l'amore sono nati loro. Poi non ne hanno i dettagli, insomma, e sui dettagli i genitori glisseranno, insomma, però diranno: lui di professione fa l'amore. Ah, dai. È un problema che si è posto molto Marco Martani, il mio co-sceneggiatore, che ha tre bambini piccoli. Ogni volta ci facevamo la domanda: ma mio figlio, che ha 10 anni, questa cosa la capisce? No, sì, no, come gliela spiego? E alla fine alcune cose i bambini non le capiranno, ma molte cose le impareranno da questo film. Invece di dover imparare i primi rudimenti del sesso a ricreazione a scuola da quello della classe più grande, invece impareranno qualcosa, e secondo me questo film andrebbe mostrato dai presidi delle scuole medie, almeno anche dei licei, ovviamente i liceali si divertiranno un sacco. L'erotismo è qualcosa che non si può classificare, cioè alcune persone sono automaticamente erotiche, cioè hanno una loro carica, una loro luccicanza, e altre no. È una roba che non si può comprare, che non si può spiegare e che Monica Bellucci ha, Claudia Gerini ha, e nel film questo lo vedrete, Cameron Diaz ha, e altre donne di cui non faccio il nome non hanno e non avranno mai questa caratteristica, ma anche gli uomini.